Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di risonanza armonica. Parliamo di musica? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Bene, risonanza armonica. Allora, quando buttiamo un sasso, una pietra nell'acqua, non so se hai mai fatto caso che si aprono quei cerchi. Beh, questo è l'effetto che viene, diciamo, figurato quando abbiamo i nostri pensieri. E considera che quando hai dei pensieri si allarga dalla tua testa come dei cerchi che vanno a vibrare verso l'universo e quindi hanno una certa frequenza. Bene, cosa succede se invece butti due pietre nell'acqua? Possono succedere due cose. Hanno una forza e una frequenza diversa e quindi si annullano a vicenda, oppure prendono forza e vanno insieme. Allora, in questo secondo caso, quando i pensieri vanno insieme, questa è la frequenza armonica. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando te hai dei pensieri positivi, come oggi sono felice, allora questo tuo messaggio, diciamo, ha una certa frequenza verso l'universo. Però se poi intorno hai tutte le persone che sono arrabbiate, che sono tristi, che sono disperate, che hanno dei pensieri negativi e la loro frequenza è tanto forte, va ad annullare il tuo pensiero positivo. Questo è anche il motivo per cui io ti ho sfidato. Ti ho sfidata ad essere felice per 7 giorni, perché così la mia sarà una frequenza armonica. Non sarò solo io ad essere felice, ma tutti intorno a me saranno felici. E quindi, avendo questa frequenza armonica, si spacca il mondo, come si suol dire. Saremo tutti più felici e quindi i nostri pensieri positivi arriveranno all'universo e tutte le azioni positive ci verranno rese. Raggiungeremo i nostri risultati, raggiungeremo i nostri frutti. Quindi stai attenta alle persone che ti stanno intorno, cerca di spronarli ad essere felici come te, cerca di aiutarli se sono in una situazione che purtroppo non riescono a vedere il positivo che c'è, la gioia che c'è nella vita, le cose belle della vita. Aiutali e faglielo vedere. Io faccio tutti i giorni questo video perché voglio aiutarti a farti vedere le cose belle della vita, a farti pensare in modo diverso per riuscire da sola a vedere le cose belle della vita. Perché io potrei semplicemente, non so, farti vedere una bella foto di un tramonto, che è una delle cose belle della vita. E la tua risposta potrebbe essere sì, ok, positiva, in questo momento riesco a vedere questa cosa positiva, ma poi non la vedi più. Quindi io sto cercando di insegnarti a vedere il positivo in modo che potrai essere positiva quando vuoi. E quindi aiutami a creare questa grande, enorme risonanza per poter essere tutti più felici. Beh, spero che la tua sfida per essere felice tutti i giorni vada avanti e che ti riesca. Voglio solo dirti una cosa, se ti capita di pensare negativo, non ti preoccupare, perché in pratica i pensieri positivi hanno un'alta vibrazione
E i pensieri negativi hanno una bassa vibrazione e la alta vibrazione è molto più forte della bassa vibrazione. Quindi se hai dei pensieri negativi, cerca di fare subito un grande, grandissimo pensiero positivo, più di uno. Quindi te accumula, accumula, accumula pensieri positivi perché questo sarà più forte e riuscirà a sconfiggere i pensieri negativi. Come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così aumentiamo la nostra risonanza. E mi raccomando, agisci e ci vediamo domani. Ciao!